Quando ero all'università feci un corso che si chiamava BCA 602, Media Communication and the Human Potential, insegnato dal professor Art Huff. Un corso che quando l'ho visto ho detto, ma questo corso, ma che c'entra? Cioè io sono qua a studiare radio, televisione, film, disc jockey, vai, andiamo. Che c'entra Human Potential? Ma cos'è? Tipo una cosa tipo a scuola, corso di religione? Non mi quadra, anche perché io non... Sì, non mi dispiaceva l'idea, però non trovavo che ci azzeccava col mondo dei media il dover studiare il potenziale umano. Mamma mia, quanto ero dannatamente ignorante. In questo corso esploravi i limiti della realtà, di tutto ciò che tu davi per scontato, su quello che poteva essere la morte e come l'avresti affrontata, come avresti vissuto se fosse stato l'ultimo anno della tua vita, a cosa avresti fatto se avessi fatto dei progetti dove avevi a disposizione tutte le tecnologie del futuro, piuttosto che al capire che tutti corrono, 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 corrono in questa vita, ma pochi si fermano a farsi delle domande, a chiedersi ma dove sto andando? Ma perché sto andando là? Ma chi me lo fa fare? Ma perché ho scelto questa direzione? Qual è la mia vera direzione? Questo corso abbracciava tutte queste cose, ti scuoteva proprio dentro la testa e il cervello, io uscivo che ero estasiato, che bello! E in questo corso la cosa più importante che ho capito è che quella realtà che così abitualmente diamo per scontata, che sia là fuori, oggettiva, uguale per tutti, anche se vista da punti di vista diversi, in realtà non è così. E che cioè la realtà là fuori è un flusso di energia in continua trasformazione, così irresistibile e potente che uno non potrebbe neanche interpretarle con il sistema nervoso, gli occhi e il cervello che abbiamo, perché sarebbe straordinariamente potente. Allora, nel nostro sviluppo, nella nostra crescita, noi creiamo dei filtri ed un vero e proprio framework, un paradigma, diciamo una lente complessa per dare ordine alle cose e per riuscire a vivere nella realtà. Ma poi attraverso le nostre esperienze, le nostre ambizioni, ideali, ciò che noi cerchiamo di raggiungere e realizzare, interpretiamo questa realtà in maniere del tutto diverse. Quelli che sono i limiti per me sono assolutamente delle stronzate per un altro, quello che per me è bellissimo è insignificante per un altro. La realtà oggettiva con il giornalista, l'investigatore che va fuori là a raccontarla e riportarla col taccuino, senza mettere niente di suo. Per me è morta dopo che ho fatto quel corso. E questo offre uno spazio di responsabilità grande, perché se la realtà là fuori è determinata in gran parte, se non in toto, da ciò che io penso, da quelle che sono le mie esperienze, da come decido di scegliere e guardare alle opzioni che ho davanti, allora non ho più tante scuse per rimandare al fato, al destino, ai colpa di quello o di quell'altro. Sono io che divento un piccolo Buddha, un piccolo controllore, un piccolo regista, produttore, un piccolo micro. Dio dell'universo, perché se mi prendo la responsabilità delle conseguenze di ciò che scelgo e di accettare il fatto che tutto ciò che mi circonda e dove mi trovo dipende solo e solamente dalle scelte che io faccio, beh, ho la gran gioia ed euforia di essere in cabina di regia della mia vita, ma devo avere la pazienza e il coraggio che quando mi trovo nella merda fino a qua non me la posso prendere con nessun altro che con me. Opportunità per imparare.